Con Lady Masako andiamo. Lord Sakai, qui presto. Sono qua, non lo dico così. Lady Masako. Notizie degli assassini della tua famiglia. Nella lista che troviamo, Sadao Ero. È il capo della fattoria di Kuta. La gente di Kuta serviva il tuo clan. Perché si sarà ribellato? Perché è un traditore ingrato. Mio marito diede una promozione. E lui ripagò la sua gentilezza con il sangue. So che fuggì da Kuta quando ucciso la mia famiglia. Credeva aver saputo che eri vivo. Sadao è una discesa. Ma il fratello invece è un amico. È appena passato il tempo, portava cibo per il mio. Era una consegna fuori programma di suo fratello. E noi saremo lì ad aspettare. Ta-ta-ta-da. Il capovillaggio. Andiamo. Ho capito, sono proprio dietro di te. Oh, così mi sento. Dopo quanto accaduto alla locanda, credevo non saresti. Questo sì che siamo il samurai. Il fratello di Sadao. E piangevo la fine del clan. La tua famiglia ha avuto un funerale degno? La spada così mi piace un casino. Quando mio padre morì, gli dissi addio quella stessa notte. Alleviando il mio dolore. Li ho sepolti e dovrà bastare. Hai dormito o mangiato di recente? Ho mangiato ieri, riso e pesce. Persino i guerrieri più giovani hanno bisogno di nutrimento e riposo. E insinui che sono vecchio, Lord Sakai. Non oserei mai. Le forze non mi mancano. Dovremmo già aver raggiunto Hachi. Sì. Dove sarà andato? Sono due strade battute. Cerchiamo in giù. Non sarà lontano. Vediamo. Cercaci. Allora, vediamo un po'. Siamo qua. Vediamo se. Qui trovo. No, di qua non c'è nulla. Però lì forse c'è qualcosa. Seria. Se ne va. Che errore. Vicini manello. Aspetterei prima. Ci avviciniamo piano piano dietro questa roccia e poi ci sto. Avviso, non devo vederci. Siamo qua sopra. Basta per farlo, seguiamo i cavalli. Segui le tracce degli uomini a cavallo.
Diventa un vigliacco, così. Allora, parla con Masako. Dov'è Masako? Era dietro di me, già è arrivata la velocissima. Casa di un taglialegna. Ci sono banditi. I cugini di Sabato saranno scostati. Non lo sappiamo, ma lo scopriremo presto. No, ma subito è... Ma aspetta! Porca miseria! Uccidere gli arcieri, porca miseria! Ok. Allora, faccio un attimo... No. I cadaveri non parlano. C'è gente in casa. Parleranno loro. Vado avanti. E se entri tu spacchi tutto. Il messaggio di Sada, Hatsu l'aveva dato alle guardie, non dice dove si nasconde. Se è apparsa la voce del mio comune, ma so che gli hanno detto, ci sono certo che non sia colpa tua, e se riesco a parlare, non solo per me, ma anche per te. Resta nascosto e non parlare, finché non ti inviare qualcuno. Mi cugino, mi sono gli anni, sono spalla, se dovessi incontrare qualcuno con questo nome, toglierti la vita, con tutto il mio amore, Sada. Non voglio farti male. Mi chiamo Sakura. Tu chi sei? È Hina, la moglie di Sabato. Mio marito è innocente. I mongoli hanno ucciso la vostra famiglia. Lui lo sa. Stai mentendo. Ci aiuterà. Non può restare qui. La porterò alla mia casa. Lei vuole uccidermi! Non hai nulla da temere. Fatta. Altro punticino. No. Non l'ho messo il punto. Ho un momento determinato, sono un... Oh, amuleto funzionale. Se poi andrò a vedere. Per fortuna ho preso un po' di seta. Andiamo a fare anche quest'altra. Lord Sakai. Siamo qua. Lady Masako, la moglie del traditore, ti ha detto dove si nasconde. Quando glielo chiedo, lei piange e distoglie la sua. Un
biasimarlo? Dopo un po' sì. Forse un giovane samurai potrebbe andare. È di là. Aspetta. Ok, andiamo a sentire. Signore. Lady Masako vuole uccidermi. Glielo leggo negli occhi. Non le lascerò farti da me. Ma tu mi devi aiutare. Ti ho già detto tutto quello che so. Hachi consegna i messaggi per tuo marito. Vuol dire che si impegna. È solo questione di tempo prima che Masako trovi entrambi. No, voi dovete salvarlo. Posso salvarlo solo se lo trovo prima di me. Tu conosci quello. Dove si nasconde? Fatemi pensare. È importante. Ritornerò. Parla con Lady Masako. Non è che ci abbia dato. Sto pensando al possibile nascondiglio del marito. Cosa le hai fatto? Facciamo due cose. Andiamo dove non ci può sentire. Le ho detto che avrei cercato di salvare suo marito. Sai bene che lo uccido. Dovevo pure ottenere la sua fiducia. Hai mentito. Le ho detto che ci avrei provato. E lo fa. Cosa le direi quando non ci riuscirai? Che non potevi perdonare i suoi crimini e che io non potevo ostacolare la tua giustizia. Ovunque vado, vedo la notte in cui la mia famiglia è Quando mio padre morì, non tornai a casa per molto tempo. Una casa vuota, si è scritta in fretta. Questa non è più casa, è la tomba della mia famiglia. I bimbi stringevano ancora i davanti. E mia sorella giaceva massacrata, col corpo avvolto nella sua fascia di vita. Non posso più credere. Posso solo vendicare. Mi manca la musica. Come? I miei nipoti starebbero qui a suonare canzoni con me. Per festeggiare la nuova stagione. Non ascolterò più la loro musica. Che tristezza. Allora, scorre la dita sul sinistro per suonare il flauto. Torniamo alla casa. È successo qualcosa? Porca miseria. L'ha ucciso. L'ha ucciso. Ci serve l'assassino. Oh. Cerchiamo in giro. Ci devono essere tracce. Dico. Perché hanno ucciso qui? Per evitare che trovassimo Sabato. Sapevano che era con noi. È un lungo viaggio dal tagliare in mezzo. Tanta gente ci ha visto insieme. L'avevi prevista. L'hai usata come esca. Speravo di attirare suo marito. E ora una donna innocente è morta.
hanno ucciso quei traditori, no. Anche grazie al tuo aiuto. Una serie di impronte. Chiunque sia l'assassino è di suo. Ora che Hina è morta, ci serve vivo. Se c'è questa musica mi sembra che arrivi qualcuno. Aiuto! Non deve morire. Sono qui! Dai, venite, su! Perdo sangue! Ma porca! Perdo sangue! C'è un grillo! Più importante è il grillo! No! Tu no! Tu no cosa? Hachi, il fratello di Sadao. Perché hai ucciso Hin? Volevo liberarlo, ma non collaborare. Volevo salvare Sadao. Vi invocava urlando. Non volevo. Dov'è tuo fratello? L'ho deluso. Ma non lo tradirò. Non puoi morire. Dimmi dove si trova. È morto. Hina è morta in vano. Hermano di traditori, proprio come la mia famiglia. Non rinuncerò a cercarvi. Consegnava messaggi per suo fratello. Forse ne è uno. Sì. Non ha bisogno di... Vediamo se troviamo quella cosa. Allora, per caso... Allora, qui non c'è più niente, possiamo sentire qua. Cosa hai trovato? Allora, una mappa appartenente ad Hachi, fratello di Sadao, il capoverde del fattore di Kuta. Mostro le rotte di approvvigionamento battute da Hachi. Una mappa di rifornimento. Insegnava cibo ai campi profughi. Forse Sadao si nasconde in un campo. Trova quello più vicino e parla con il responsabile. Potrebbe decifrare la mappa. E cosa farò? Seppellirò. Io vedo. Ti raggiungo al campo quando finisco. Anche questa l'abbiamo fatta. Un altro punticino. Momento della duplice distruzione, momento offensivo. Ah, abbiamo anche un dono. Allora, ci vediamo.